Cari amici e clienti, buonasera e benvenuti alla Filateria Quattro Baiocchi. Siamo al 27 di ottobre e come potete vedere qui da noi siamo intorno al 127 di luglio o di agosto, fate voi. Allora, in questo video introduciamo quella che è qualcosa di diverso dal solito, le nostre aste, quell'asta dedicata al calcio, che sta suscitando moltissimo interesse. A cominciare dagli album di figurine, dove ci è stato chiesto tantissime notizie sulla qualità. Chiaramente uno per uno è impossibile farlo, quindi darò una visione generale della qualità degli album, che già vi anticipo comunque è mediamente da buona a ottimo. Schifezze, roba strappata, roba brutta, sporca, macchiata, praticamente non ce n'è. Inoltre abbiamo anche il settore dedicato all'editoria del calcio, gli almanacchi, i libri, altri album di figurine, per finire con le riviste tipo queste di qua, dove c'è anche lì un capitolo apposito e dove anche qui la qualità è mediamente alta. Ora, in questo video voglio entrare un attimino nel dettaglio degli album di figurine, dove, come potete vedere, ci siamo? Sì. La qualità è decisamente alta, lo stato di conservazione ottimo, perché chi ha fatto a suo tempo questa raccolta ci teneva ad averli belli. Quindi io vado veloce, ma vado veloce perché effettivamente, signori, qua stiamo parlando di tutti gli album completi, sono descritti lotto per lotto, ok? Dove manca qualche cosa è a sua volta descritto. Come vedete sono puliti, non sono sporchi. C'è qualche album che all'interno ha negli spazi dedicati scritti a penna, ovviamente, i risultati delle partite, però come potete vedere l'insieme è assolutamente di alta qualità, decisamente. E questa qualità vale grosso modo per tutti gli album di figurine. Quindi li tirerò, ma non li faccio vedere tutti perché sennò il video dura tantissimo. Però la situazione che vedete è questa. È un insieme davvero davvero bello. Calciatori. Ecco, in questo caso, ad esempio, ci sono i risultati scritti a penna, come è giusto che sia, d'altronde l'appassionato si riportava tutti i risultati, ma lo stato di conservazione, come vedete, è assolutamente eccellente. I lotti sono tutti ben descritti nell'asta. Le fotografie sono inerenti chiaramente alle copertine, dove abbiamo scritto che sono completi, sono completi. Dove mancano figurine lo scriviamo. Per darvi un'idea, questo è uno degli album nello stato di conservazione più basso, ok? Per l'esattezza questo è il lotto numero 32, dove c'è qualche fioritura. Ma anche all'interno però si presenta assolutamente bene. Questo per quanto riguarda gli album di figurine. Facciamo una cosa di insieme per farvi vedere. Ma è tutto veramente. Ci sono le plastiche, abbiamo messo delle plastiche per proteggerli ulteriormente. Quindi magari ci sarà qualche riflesso, però la qualità dell'insieme è quella che vedete, né più né meno. Ci sono anche i lotti, ad esempio questi qua sono i lotti
dove ci sono figurine mancanti, ma come potete vedere già così la qualità è sempre generalmente quella. Sì, c'è qualcosina nel mezzo, ad esempio io qua intravedo qualcosa di qualità un po' più bassa, ma stiamo parlando di un lotto di 14 album a 60 euro, quindi insomma con una base di partenza di 5 euro l'uno, signori miei, c'è poco da dire. Ma roba strappata, ripeto, macchiata, bucata o maltrattata, comunque in tutto questo insieme non ce n'è. In tutto l'insieme del calcio non ce n'è. È tutto decisamente di alta qualità.